sono Gage, oggi ci riprende con Undertale! Ok, un casino che non vado più avanti con Undertale, e nello schermo del titolo ci sono Papyrus Essence. Che non posso cliccare, perfetto. Continuiamo. Ok, l'ultima volta eravamo qua. Comunque mi sa che dobbiamo andare avanti. Perché... Anzi no, prendiamo la scorciatoia. No, cacchio, sbagliata, questa era quella che dovevo prendere prima al massimo. Scusatemi, pensavo che mi portasse fuori, invece no. Tuttavia, di qua si può andare da qualche parte. Sapete che non mi ricordo se qua finiva la zona oppure si poteva andare avanti. No, si può andare avanti di qua, perfetto. Cristalli strani per terra. Cose strane. Ok. Fatemi alzare perché questa musica è bella. Cosa? Non hai mai visto un ragazzo con un con due lavori prima? Fortunatamente due lavori significano significano il doppio delle pause richieste legali. Il doppio delle pause legali legalmente richieste, tipo. Boh. Vado da Grilby, ti va di venire? Sì? Beh, se tu insisti. mi ritirerò dal mio lavoro. Di qua, conosco una scorciatoia. Era in città. Come ha fatto? Vabbè, ok. Scorciatoia veloce, eh? Ehi! Tutti! Ehi, Sense! Ciao, Sense! Saluta, Sense! Eia! Eia! Vabbè. Ehi, Sense! Non eri qui a far colazione giusto un paio di minuti fa? Nah! Non faccio colazione da almeno mezz'ora. Devi per forza sbagliarti. Ah no, era una battuta. Off branch. Ah, tipo breakfast. È tipo la non è la pericena, è tipo la il cranzo. Ah, sono qui per il cranzo, tipo. Vabbè, mettiti comodo. Whoops. Guarda prima di sederti. A volte qualche strana persona mette i cuscini scorreggioni sulle sedie. Comunque, ordiniamo. Cosa vuoi? Patatine o un hamburger? Le patatine, dai. Ehi, suona buono. Grilby, prendimi un doppio ordine di patatine. No! Si è pettinato! Così, cosa ne pensi? Di mio fratello. È fighissimo tuo fratello. Sicuro che è figo. Saresti figo pure tu se indossassi quella tuta ogni giorno. E se la toglie solamente quando lo deve fare assolutamente. Oh beh, almeno se la lava. E con quello intendo che la indossa quando va in doccia. Oh, portate le patatine. Oh, che belle le patatine. Il grub. Vuoi del ketchup? No, oh, io preferisco la maionese. No, grazie. Ce n'è di più, ce ne sarà di più per me. Sense? Hai bevuto il ketchup? Ah, forse era quello che intendeva Papyrus nello scorso episodio dell'appuntamento quando parlava di una sostanza non uovosa rossa, vabbè. Ok, penso che Sense mangi ketchup. Vai. Beh, figo, no? Devi confermare che Papyrus ci prova sempre a sembrarlo. Come per quanto riguarda anche provare a entrare a far parte della Guardia Reale. Un giorno andò alla casa del capo delle guardie reali e la pre- ah, è una lei! E la pregò di lasciarlo entrare. Ovviamente le ha chiuso la porta in faccia perché era mezzanotte. Ma il giorno dopo si è svegliata
e ha visto che stava ancora aspettando lì fuori. Vedendo la sua dedizione, ha iniziato a dargli degli insegnamenti di combattimento. È ancora un work in progress. Ci stanno ancora lavorando, in pratica. Oh, sì! Volevo chiederti qualcosa. Hai mai sentito parlare di fiori che parlano? Ok, sentito parlare no, ma ne conosco uno. Quindi sai tutto riguardo. Gli ecoflower... No, ok, fermo. Gli ecoflower, i fiori dell'eco, sono sparsi tutto il marsh. Non so cosa sia il marsh. Parlagli e loro lo ripeteranno ancora e ancora. Cosa ne pensi riguardo? Beh, Papyrus... Perché te lo dico? Beh, Papyrus mi ha detto qualcosa di interessante l'altro giorno. Qualcosa... quando nessuno altro era in giro. Quando nessun altro è in giro, un fiore appare e gli sussurra delle cose. Consigli, incoraggiamenti, predizioni. Strano, eh? Qualcuno deve usare un Echo Flower per giocargli un brutto scherzo. Tieni un occhio aperto, ok? Grazie. E beh, Sans, bastava dirvelo, non c'era bisogno di tutto così. Welp, tipo, beh, questa è stata una lunga pausa. Non posso credermi che mi sia allontanato dal lavoro per così tanto tempo. Oh, comunque. Ah, non ho un soldo. Puoi pagare il conto? Ma perché sempre questi soldi? Sì, va bene, lo pago. Stavo solo scherzando. Gilby, mettilo sul mio conto. Ho sempre voluto dirlo, questa frase. Comunque, stavo per dire qualcosa, ma mi sono dimenticato. Ok, posso prendere le patatine? Le patatine! Gilby ha detto che il tuo cibo è probabilmente freddo a questo punto. Ok. Ma non vale! Come ha fatto senza arrivare prima qua? Vabbè, me la rifaccio a piedi, tranquilli. Il suono dell'acqua che scorre ti riempie di determinazione. Salva! Ok, questo è un Echo Flower, quindi. Tutto quello che mi dava la vita della mia vita è spiegato... è spiegare gli Echo Flower? Nessuno può conoscerlo. Chi sei tu? Yo! Stai cercando di nasconderti per vederla? Cioè, stai cercando di intrufolarti per vederla? Fantastico! Lei è la più figa, giusto? Voglio essere proprio come lei quando crescerò. Ehi! Non dire ai miei genitori che sono qui. Ok? Usciamo ancora qualche volta. Ok, va bene, Sans. Qua cadono rocce così a caso. Questi sono gli Echo Flower? Mi sembra di aver visto qualcosa dietro quell'acqua che scorre. Ma questo Sans mi prende... No, non mi colpisco. Eh? C'è una telecamera dietro le cascate. C'è una telecamera dietro le cascate? Perché c'è una telecamera dietro le cascate? Poi riesco a capire da che cosa... Ah no, mi trasportano giù. Ah! Non voglio cadere, grazie. Oddio, perché c'è la mia ombra? Eh? Papyrus, ciao Papyrus. Ciao Undyne. Sono qui per il mio... il mio rapporto giornaliero. Riguardo all'umano di cui ti ho parlato ieri,
Li ho combattuti? Sì, certo che l'ho fatto! Li ho combattuti in coraggio! Cosa? Li ho catturati? Beh, no! Ho provato tante volte Undyne, ma alla fine ho fallito. Cosa? Vuoi prendere l'anima dell'umano da sola? Ma Undyne, non devi distruggerli, vedi? Capisco. Ti aiuterò in qualsiasi modo che io possa. No, corri. Ho fatto comparire una lancia. Ok. What the hell? What? Sei il coso di prima? Yo! L'hai visto come si stava guardando? Questo era fantastico! Quello è stato fantastico! Sono così geloso! Come hai fatto a ottenere la sua attenzione? Andiamo! Andiamo a vederla combattere qualche brutto ceffo. Oh no, poverino! Si è fatto malissimo! Ok. Oh, ha molto senso! Ok, devo farmi un ponte quando i fiori... no, un ponte è praticamente con i semi dei fiori. Ah, no, i fiori sbocceranno quando ci saranno quattro e faranno un ponte in pratica. Carina l'idea. Ah, sì, è così. Perché attraverso il ponte in un'altra direzione, ok. Eccoci qua. Vedete? Era semplice, tutto sommato. Drain. Salve, qui è Papyrus. Come ho ottenuto questo numero? È stato facile! Ho solo provato ogni numero sequenzialmente finché non ho trovato il tuo! Così! Come stai indossando? Io... chiedendo a un amico... ho pensato... ha pensato che ti avesse visto indossare una bandana! È vero? Stai indossando una bandana? Non mi piace mentire a Papyrus, ma... se io dico che sto indossando una bandana, dai, mi troverà. Sì, no, odio mentire a Papyrus. Così tu stavi indossando una bandana? Capito? Occhiolino? Ah, l'ha detto, c'è lì Undyne per forza. Abbi una buona giornata! Non mi andava di mentire Papyrus. Stanza dei desideri. Molto tempo fa... i mostri sussurravano i loro desideri alle stelle nel cielo. Se tu avessi sperato con tutto il tuo cuore, il tuo desiderio sarebbe diventato vero. Adesso... tutto quello che abbiamo sono queste pietre che brillano sul soffitto. Non sono stelle, sono pietre. Migliaia di persone che desiderano insieme non possono sbagliarsi. Il re lo proverà. Guarda nel telescopio, sì, tutta la vita. Check, controllo al muro. Controllo il muro? Devo controllare il muro. Ok. Però volevo sentire di ascoltare gli Eco Flower. Andiamo, sorella. Fai un desiderio. Esprimi un desiderio. Desidero che io e mia sorella un giorno possiamo rivedere vedere le stelle. Oddio, ma questi qua... ok, sì, infatti. Mi ricordavo bene. Ok. Ah, sembra che il tuo oroscopo è lo stesso dell'altra settimana. Ah,
Ok, se non avete capito perché l'oroscopo cambia in base alle stelle, ed essendo le stelle qui non vere, è logico che non si muovono, e quindi è sempre lo stesso. Gli antichi scrivevano sopra i muri. Puoi solo capire le parole alla guerra di umani e mostri una cosa di questo tipo? Perché gli umani attaccarono? Sembravano che non avessero niente di cui aver paura. Gli umani sono incredibilmente forti. Bisognerebbe usare l'anima di praticamente ogni mostro, solo per equiparare il potere di una singola anima umana. Wow, gli umani sono così forti? Ma gli umani hanno una sola debolezza, ironicamente, è la forza della loro anima. Il suo potere gli permette di persistere anche, di sopravvivere anche fuori dal corpo umano, anche dopo la morte. Se un mostro sconfigge un umano, questi può prendere la sua anima. Un mostro con un'anima è un'orribile bestia, con un potere incredibile. È un'illustrazione di una strana creatura. C'è qualcosa di molto strano riguardo a questo disegno. Ma un settling non so cosa sia. Non sto muovendo, sto andando verso il vuoto. È tornato indietro! Bella! Sta laggando a caso. Ah, adesso ho smesso di laggare! Ah, ho preso! What? Dai! So che sei tu! Porco miseria! No, non vedo dove spara! Ok. No, no, non sono qui, tranquilla. Non sono qui. Dove li stavo seguendo? No, non ci credo, c'era il mio amico. Ok. È stato strano. Yo, l'hai visto? Dai, mi ha appena toccato. Non me ne avrò mai più la faccia. Ragazzi, sei sfortunato. Io la chiamerei fortuna invece. Se tu fossi stato giusto un po' più a sinistra, io non preoccuparti, sono sicuro che la vedremo ancora. Ma poverino, cade sempre di faccia. Ma non ha le mani quel povero cristiano con cui prendersi. Ok. È attaccato al tavolo, ce l'ha scritto. Comunque c'è scritto questo formaggio che è rimasto così tanto tempo che ci è cresciuto un cristallo magico intorno. È attaccato al tavolo. Salviamo, sapendo che il topo un giorno estrarrà il formaggio dal cristallo mistico, ti riempie di determinazione. Perché sempre con i topi e i formaggi ce l'abbiamo? Squeak! C'hai ragione! Perché?